sistema, vuol dire che abbiamo generato, stiamo generando uno più nuove relazioni o connessioni all'interno del sistema, che sono connessioni. Quando parlo di relazioni, sono relazioni umane, perché stiamo parlando di sistema sociale. Questa è l'informazione che circola. Quindi il nostro compito di agenti del cambiamento è creare relazioni nelle nostre comunità o cambiare le relazioni all'interno delle nostre comunità. Quando voi fate questo, state immettendo della perturbazione all'interno del sistema che volete cambiare e osserverete cosa succede. E cosa succede? Che si muove tramite l'anello di retroazione. Questo anello di retroazione può assorbire l'informazione all'interno dell'anello, cioè non gliene frega assolutamente niente. Voi lo fate e si perde, cosa che succede abbastanza spesso. Oppure può succedere che l'informazione raggiunge parti più nodi della vostra rete, però non ha effetto di cambiamento. Può succedere anche qualcosa, ma il sistema rimane così. Oppure l'anello di retroazione ha la facoltà di autoamplificarsi, ed è l'anello di retroazione più fantastico che potete e dovete trovare. Cioè, tu metti uno all'interno del sistema, questo comincia a circolare nella rete di relazioni del sistema e man mano che compie i suoi passaggi diventa 3, 7, 5 in autonomia, si potenzia esattamente come noi speriamo che si potenzi. Potrebbe anche cambiare proprio per il principio del nulla è controllato. Noi dobbiamo trovare questi famosi anelli che si autoamplificano. Perché? Perché facciamo meno fatica. È la cosa più semplice, cioè generare il cambiamento lavorando su tutti gli anelli, su tutti i nodi della rete è una fatica immane, ma se riusciamo a trovare questi elementi all'interno del nostro sistema, sicuramente siamo molto molto più efficaci. Ma allora, cos'è importante qua? Che si deve imparare a essere efficaci. Si sbaglia. Dobbiamo anche scoprire come è fatto il nostro sistema, dobbiamo capire come è fatta la rete, dobbiamo capire come si muovono le relazioni fra i soggetti della rete, quindi la comunicazione all'interno della rete. È ovvio che faremo delle prove, una volta, due volte, con uno stimolo, due stimoli, faccio conoscere le persone, si creano progetti che sono relazioni fra persone e si vede cosa succede. E provando si acquisiscono informazioni sullo stato della rete. Ecco perché io già dall'anno scorso, ma integrandolo con questi studi, adesso riesco a spiegarlo ancora meglio, è importante studiare, che è l'osservazione del nostro sistema di riferimento, dove viviamo, perché per osservarlo dobbiamo esserci. Ed è importantissimo lo studio degli errori, cosa che anche qui in archipelago non riesco a far passare, almeno fino adesso. Non è sbagliare, è sperimentare per capire su cosa sto agendo e cosa succede. Quindi la prima volta succede una cosa, acquisisco informazioni, poi ci riprovo, acquisisco nuove informazioni, è una conoscenza continua. È l'osservatore che siamo gli scienziati in questo caso, con tutti i limiti ovviamente del fatto che siamo anche osservatori e siamo implicati nel processo. Però è importantissimo, gli errori sono importantissimi. Se io oggi sono qui a fare un percorso di formazione che oggi pomeriggio diventerà assolutamente pratico e operativo, è perché ho avuto la possibilità e di sbagliare io e di ascoltare i racconti di quanti si sono messi in gioco fino adesso. Io ho avuto la grande opportunità, oltre che l'interesse, di seguire più persone e i loro racconti, dove c'era questo timore di dire ho sbagliato, non ha funzionato. Ma è stato importantissimo, perché adesso riesco a trasferirvi almeno una serie di cose che si possono evitare di fare. Oppure capire quale potrebbe essere la strada per cui, tornando nelle vostre comunità, in questo caso provare a sperimentare e scoprire come è fatta la vostra comunità. Benissimo, quindi voi mettete nel sistema una perturbazione, uno più, una volta, preso uno.
avete provato un sacco di volte. E tante volte, almeno qui in arcipelago, si arrivava tutti insieme a dire non ha funzionato. Classico, se no avremmo già cambiato le cose, no? Avessero funzionato. Il sistema è ancora lì, è come una gelatina, per quanto la scuoti, sta sempre lì, porca miseria, non si muove. Perché c'è un motivo, ed è un motivo scientifico. Allora, i nostri sistemi, e qui aggiungiamo un elemento, si organizzano attorno a degli attrattori. Che è un concetto abbastanza complesso e anche per me, però ve lo spiego in questo modo. Ci sono anche dei video su YouTube, ne ho trovati, che chiariscono un pochino come funzionano gli attrattori. Immaginatevi delle calamite, no? Delle calamite psichiche nelle nostre relazioni, nelle nostre comunità, attorno alle quali si sviluppa l'organizzazione del nostro sistema. Sono degli elementi, ce n'è più di uno all'interno dei nostri sistemi, che attirano, che tengono fermo lì e che danno questa sensazione di equilibrio del sistema. I sistemi si dice che sono in equilibrio dinamico perché hanno una intrinseca proprietà di dinamismo, per quello che vi dicevo prima, l'emergenza, il principio di indeterminazione, la tendenza ad accadere, il fatto che l'informazione circoli sempre costantemente e che si unisca a questi concetti per cercare il cambiamento, la proprietà, l'essenza ultima che è quella di creazione di novità. Ma questi attrattori danno una sensazione di temporanea stabilità. Quindi il nostro sistema sta attorno un po' come la luce per la falena, no? E per quanto li sposti tendono a tornare sempre verso l'attrattore. E se ci pensate bene, è quello che succede alla gente del cambiamento. Io glielo ho detto, ma lui non mi dà retta. Io ho provato a fare quella cosa, ma alla fine non ha capito niente, l'ha fatta male, l'hanno travisata. Nel materiale che vi darò sono stato un po' più sul generico, ho detto quante aziende sono nate con i buoni propositi etici e poi si sono trasformate nella classica SPA. La storia del movimento cooperativistico emiliano romagnolo è l'esempio più calzante. Il principio mutualistico, che io ho avuto l'opportunità di studiarlo direttamente dalla Costituzione, da una persona che la spiegava benissimo, è un principio costituzionale splendido. Le cooperative nascono con questo principio, nascono con persone di assoluta buona volontà e poi sono diventate SPA, politicamente condizionate, eccetera. È tutto così. Guarda caso, dice, oh, io ho messo quella novità nel sistema, abbiamo generato, e poi alla fine è diventato qualcosa che già conoscevamo, si è trasformato, è degenerato. Andrea ne parla ampiamente, secondo i suoi studi, di questo slittamento, della degenerazione, anche dei buoni propositi, e sembra che parliamo di cose diverse, ma la sistemica ci dice proprio che è tutto vero e tutto reale, e quindi gli studi di Andrea, come quello che ci dirà Graziano, che parla, lui parla di relazioni, quindi alla fine parla dell'unica cosa che è veramente importante all'interno dei nostri sistemi di riferimento, la relazione che deve avere determinati crismi per funzionare. Quindi se noi creiamo un sistema di relazioni che non è adeguato a cambiare, l'attrattore ci riporta su quello che avevamo prima. Ora noi possiamo analizzare da più punti di vista i nostri sistemi. L'attrattore è un'essenza del nostro sistema di riferimento, ognuno avrà il suo. È astratto, non vi so spiegare qual è.
bisogna vivere la comunità per capire che cos'è che la catalizza, che cos'è che dando delle perturbazioni la riporta lì. Se voi cominciate a perturbare, vedete che l'anello di retrazione non funziona, perché? Perché quando la informazione comincia a circolare, tac, vi ricade sull'attrattore. Se voi siete in grado di osservare questo fenomeno, capite che cosa va a stabilire l'equilibrio nel vostro sistema. Ecco perché certe cose non funzionano, perché non immettiamo una perturbazione talmente importante per cui l'attrattore viene rimesso in discussione. Questo implica una conoscenza profonda del nostro sistema, però si può avere vivendolo e facendo dei tentativi. E una cosa mi è venuta in mente adesso, questa questione degli attrattori. Allora, poi magari un po' allora, l'attrattore sistema il nostro sistema di vita, di mente, eccetera. Tutto il quale dobbiamo mettere in atto un cambiamento. L'attrattore in qualche modo può essere il punto di riferimento di questo sistema e quindi quello che ti dà la parente stabilità. Okay? E questo può essere inteso in un senso più, tra virgolette, macro, nel senso più grande. Poi però ci possono essere dei micro attrattori. Mi viene in mente questa cosa per un'esperienza che feci 15 anni fa, in una situazione abbastanza degenerata in un quartiere di Bologna, che non si sapeva come cambiare, e ci fu avevo la fortuna di lavorare con una persona molto brava del gruppo Abele, che fece questo esperimento di lavorare sugli opinion leader, che in qualche modo erano dei micro attrattori, e grazie a questo tipo di intervento effettivamente siamo riusciti a cambiare la situazione. Quindi non abbiamo cambiato i macro attrattori, il contesto, bla bla bla, però lavorando su queste figure di opinion leader, che adesso mi sembra di poter identificare in dei micro attrattori, effettivamente siamo riusciti a produrre un cambiamento. Il sistema di riferimento dipende da quello che stai analizzando. Quindi il primo sistema di riferimento sociale nostro è la famiglia, come viene detto sin dalle elementari, ce lo raccontano e hanno assolutamente ragione. Poi c'è il sistema sociale della vita quotidiana e poi c'è il livello macro, giustamente. Quindi il lavoro che avete fatto su un sistema sociale, diciamo così, di relazioni della quotidianità, della vita, che sono poi le nostre comunità, i nostri territori. Quindi giustamente noi possiamo lavorare su quello. E ti dirò di più, giustissimo quello che hai detto, infatti ne parleremo oggi pomeriggio. Benissimo, sembra quasi che vi abbia detto, anche se non è a tenersi avanti di mezza giornata, non c'è speranza, cioè se l'attrattore è quello, e nel nostro caso gli attrattori sono a livello macro quelli che ci tengono inchiodati a questa realtà, che poi li possiamo analizzare da più punti di vista, quindi per come è organizzata la politica, se vogliamo fare sul livello, se vogliamo andare su livelli alti, l'attrattore, la paura, l'ego, dipende un po' quali livelli vogliamo esplorare. Però la morale che ci sono determinati attrattori sta lì. Allora, te per quanto ti sposti, una calamita alla fine ci ricadi dentro. No, c'è la speranza, perché vi ricordo le proprietà precedenti, cioè il sistema non accetta la staticità. Oh, mi va bene per un po', però dopo un po' basta, ma annoio. I sistemi, in quanto pare, a mio parere, si annoiano dopo un po'. Quindi c'è la risposta, cioè è vero che ti do l'attrattore, diciamo per dare un po' di pausa nel povero umano, ma ci sono, cioè è necessario che noi lo facciamo scientemente, poi può succedere anche ad opera di qualsiasi altro soggetto o elemento in bios. Però, quando andiamo ad immettere una perturbazione all'interno del sistema, che deve essere una perturbazione di un certo calibro, perché dobbiamo spostare queste calamite qui, e se siamo tanto bravi,
andiamo ad attivare quelli che si chiamano i punti di biforcazione. Grazie.
importante. E, vi dicevo che quando agiamo nella nostra rete, e questo è molto importante, ce lo dicono Luisi Capra in maniera chiara, molto oltre la metà del libro. Prima abbiamo parlato di legami chimici, di molecolari, però arrivano a citare persino Vandana Shiva, quindi insomma ci sono aspetti che ci piacciono, sono un pochino più digeribili. Allora, voi andate ad agire e dovete perturbare il vostro sistema di riferimento in maniera talmente forte per cui l'attrattore viene rimesso in discussione e possibilmente nasce un attrattore completamente diverso che fa attivare il famoso punto di biforcazione e ci fa finalmente prendere la via del cambiamento come ci piace. E che cosa succede? Si dice, si suol dire erroneamente che ci sarà resistenza al cambiamento. Qualcuno ha percepito forse qualche volta resistenza al cambiamento? No. Benissimo. Luisi e Campra ci dicono un'altra cosa che lui l'ha messa bella in evidenza. Le persone resistono ai cambiamenti che vengono loro imposti. Allora Max, che giustamente dice, ho parlato con l'assessore che mi ha dato contro tutta la sera e non, assolutamente non voleva recepire. Eh sì. Perché ad un livello di analisi sistemica lui lo sente come un'imposizione. Che non è un'imposizione in quanto tale, in quanto Max è andato lì e gli ha detto guarda tu adesso devi fare quello che ti dico perché io sono cittadino elettore, quindi va buono. È un'imposizione che lo sente interiormente, nel suo sistema personale, e tutte queste sensazioni legate insieme e trasmesse come elemento di relazione, di comunicazione all'interno del sistema generano una generale resistenza al cambiamento, perché lo percepiscono così. Così, perché l'attrattore è comunque sicuro, perché l'attrattore ha la paura. Allora che si fa? Allora, che cos'è importante per le persone, e quindi quando le persone si mettono in relazione nel sistema, nella comunità? Lo scopo, il significato. Significato è una parola chiave che deve assolutamente accompagnarvi in tutto il percorso. Noi facciamo cose, costruiamo relazioni, ci impegniamo, viviamo una vita mossi dalla ricerca di un significato. Sì? Significato o senso? Scopo, senso, significato. Perché scopo e significato mi sembrano dei termini forse troppo razionali. Perché la gente fa cose senza senso, tra virgolette, no? No, perché hanno un significato. Hanno un significato, cioè, e questo è quello un po'. Sì, significato, cioè, che contiene un segno. Ho capito. Un senso, qualcosa che ha. Non necessariamente razionale. No, perché quando lavori sul sistema, tutto il sistema delle relazioni è razionale e si muovono degli elementi che poi Graziano ci esplorerà, ce ne parlerà, che vanno ben oltre la razionalità. Anzi, fosse razionale, 1+1=2 sarebbe facile. In realtà qui abbiamo a che fare col mondo dell'irrazionalità pura, insomma, delle emozioni, le relazioni, e quindi non sono assolutamente né gestibili né prevedibili. Ma lavorate sul significato. Create elementi perturbativi che lavorano sul significato delle cose. Ecco perché certe cose che facciamo non prendono, perché non rivestono significato per l'altro. Per l'altro e nel complesso del discorso per il sistema. Le persone, tutti noi, tutta la nostra società è una società che lavora nella materia. Noi costruiamo. Siamo costruttori, facciamo cose, ne abbiamo fatte anche troppe.
significato. Quanti di voi hanno in casa il ricordo della gita, il ricordo della che buttiamo via la maglia che è piena di buchi perché ce l'avevo quando ero ragazzina e non la voglio buttare, e mia mamma c'ha ancora il quaderno mio delle elementari. Ho detto buttalo, è assurdo di polvere. Significato. Le cose che noi facciamo, perché noi ci esprimiamo creando, nel nostro piccolo facciamo oggetti, bios fa sistemi complessi e fa esperienze di vita, noi nel nostro piccolo costruiamo sedie, tavoli, centrali che inquinano, perché le riempiamo di significato, di un perché anche. Quindi, e vi dirò una cosa scomoda, da dire, perché si deduce da questo. Per esempio, non ha senso fare l'orto condiviso in una comunità. C'è chi fa le bambole di pesta, c'è chi scrive libri, c'è chi fa le cose. E poi dire, io ho fatto l'orto condiviso, non sono mica cambiate le cose. Quante volte succede che avete il pannello solare sulle scuole, la famosa comunità energetica di San Lazzaro, no? Bellissimo. Ha cambiato il sistema di riferimento? No. Perché? Perché questi elementi non acquisiscono significato per la comunità. Sono elementi, cose addirittura, quindi stiamo parlando di un livello strumentale, non sono relazioni, sono cose che voi mettete all'interno della vostra comunità come ci mettete un tavolo, e per la comunità non hanno senso. Quindi non hanno il potere di perturbare, non entrano in un anello di retroazione, possono al limite entrare nel pettegolezzo, come ne rimette in discussione le relazioni di quelli che si trovano all'orto e arrivano per esempio a litigare e si zappano i piedi per dispetto. Perché? Perché entrano in una micro comunità gli elementi relazionali che si rimettono in gioco per sperimentarsi, ma nel loro piccolo, ma la comunità è molto più ampia. Quindi dobbiamo mettere perturbazioni che siano dense di significato. Quando andiamo ad agire e conoscendo l'attrattore di riferimento puoi anche capire un pochino su che significati lavorare, quando metti dei significati importanti ecco che attivi degli elementi di perturbazione che rimettono in discussione gli attrattori. Quindi l'orto va bene, ma l'orto che tu ci vai per zappare, stai facendo qualcosa di significato per il sistema individuo. Poi basta, poi ti porti a casa l'insalata, il pomodoro, è finita lì. Cosa riguarda la signora Maria che sta dall'altra parte del paese? Però l'orto diventa significativo e può acquisire importanza se crei delle relazioni, non solo quelle che riesci a non tagliare un piede all'altro che dato perché sta sulle balle, ma cominci, che so, a coinvolgere le scuole, chiami i contadini, impari, ascolti, trasmetti, fai dei progetti condivisi e pian piano magari trasmetti il significato a quante più persone possibili, poi raggiungiamo il livello statistico che può creare un anello di retroazione. Dove il significato è detto pure poi praticamente in valore. Un valore che sarà il valore X di quella comunità, che non è quello che può succedere a filo. A filo, a mio avviso, che sono un'osservatrice esterna, come vi dicevo prima, sta nascendo qualcosa attorno ad un significato, per un fatto di emergenza, emergenza nel senso di contingenza, quindi succede una cosa particolare per cui si sta catalizzando l'attenzione di alcune persone, quindi la comunità si sta rendendo coesa. Per un determinato motivo sta nascendo un significato, da cui vediamo se può essere perturbatorio per cominciare un anello di retroazione, ma qualcosa si sta vedendo. Quindi, a volte succedono nonostante noi, cioè noi siamo agenti del cambiamento nelle nostre comunità, ma il cambiamento può attivarsi anche da parte di qualcun altro. Dobbiamo essere attenti a capire se ci sono altri movimenti. Quindi, sappiate che quando attivate delle perturbazioni efficaci ci sarà il caos, la crisi, perché il sistema si deve riorganizzare tutto, perché si rimette in discussione. Se la cosa funziona,
questo poi sarà fatto diversamente, ma magari sarà arrivato anche un sistemino, magari un paese vicino, no? Che si mette insieme per fare un progetto. Quindi c'è un periodo che veramente ci toglie la terra sotto i piedi, e questo fa parte del gioco, quindi bisogna stare saldi e radicati, assolutamente. È una fase del percorso, un percorso di crisi, di rimessa in discussione. Poi si genereranno una nuova forma di rete, principio di auto-organizzazione, perché? Perché l'equilibrio, grazie anche agli attrattori, viene ripristinato. E vi ripeto, un equilibrio dinamico. Che cosa vuol dire? Vuol dire che durerà per poco. È quello che ci permette di camminare nell'equilibrio dinamico. Sì, però vuoi anche un'altra cosa. Che non è perenne, che è impermanente. Noi agenti del cambiamento abbiamo un po' questa tendenza a pensare: adesso arrivo lì, siamo tutti belli e felici, fine, titoli di coda. Così, e poi per principio di emergenza, tendenza a cadere, di determinazione, fuori evoluzione, l'ambiente, ricordatevi, arrivano nuovi stimoli, cambia ancora, quindi dobbiamo essere consapevoli che quello che facciamo è impermanente, dura per un po', poi cambia di nuovo. Dobbiamo essere consapevoli anche di un'altra cosa, che noi non controlliamo il processo. Il processo è deciso dal sistema stesso. Cioè, tu metti una perturbazione perché hai metti un attrattore e magari ti riesci anche di generare quell'attrattore. Tu guarisci, ma se sono stata brava, sono il pittore io. E poi viene fuori una cosa completamente diversa da quella che ti eri immaginato. Ed è assolutamente probabile. L'imprevedibilità del risultato è la regola. Perché? Perché voi siete parte del processo. Siete osservatore, agente del cambiamento, ma parte del sistema stesso. Il sistema stesso decide lui cosa fare, in base alle connessioni che ha, in base a quello che è successo. Ma non è frustrante con la mente, ma dovete essere consapevoli che il sistema crea un nuovo sistema efficace, flessibile ed è il migliore che poteva nascere con quelle condizioni. Pronto per generare cose nuove. Quindi si generano cose nuove nel vostro nuovo sistema ed è pronto per mettersi a sistema nuovamente per generare qualcosa di maggiore complessità. Questo è il percorso a livello teorico, questa è l'estrapolazione di 700 pagine di manualone, però rivisitate secondo un pochino quello che dovremmo fare nei nostri territori. Quindi teoria pura rivista dal punto di vista di un agente del cambiamento che deve essere consapevole di queste cose. Sono strumenti in più che andremo a declinare poi in maniera un pochino più operativa. Quando parleremo di operatività spiccia non parleremo più di queste cose qui in maniera diretta, magari farò qualche accenno se ne è. Sono strumenti molto più operativi, molto strumenti di analisi più dettagliata, però teniamo sempre riferimento a questo che è un pochino il percorso, la guida che possiamo avere, perché i sistemi funzionano bene, noi abbiamo a che fare con i sistemi. Ultimissima cosa, vi manderò, come è successo l'altra volta, per mail il materiale. È scritto in maniera diversa, perché poi logicamente se voi siete qui un di più dovreste averlo, quindi è scritto in maniera un pochino più formale. Vi chiedo una cosa, ne vado molto orgogliosa perché è frutto di 8 mesi di studio, il tomone ti mette molto alla prova, però questo scritto, che io ho assolutamente piacere che voi divulghiate, però vi chiedo di lasciarne la maternità alla sottoscritta, e anche perché, e io lo metterò nel disclaimer sotto, diciamo che da un 60-70% di quello che c'è scritto è tratto dal libro, quindi c'è anche un concetto di copyright. Poi il restante è la mia integrazione in base a quella che ho avuto l'esperienza nell'arcipelago, in base a quella che poteva essere la reinterpretazione di questi strumenti dal punto di vista di un agente del cambiamento. Quindi ci sono le mie parole
e le parole dei professori. Adesso non c'è Graziana, però gli avrei lanciato la sfida, cerca di capire quali sono le mie parole e quali sono quelle di Carlo, per dire, no? Però è anche un discorso di copyright, insomma, questo è un estratto del libro, restiamo sotto la percentuale di legge, però giustamente sono parole di due persone che hanno scritto un libro, e quindi è importante che la divulgiate con le specifiche, quindi anche e soprattutto degli autori, oltre che vi arriverà a casa, dove tutto questo è scritto in maniera lineare e così potrete attingervi quando volete con tutte le parole chiave messe in evidenza. Bene, io ho finito. Pronti per la